Torniamo in diretta insieme, lo facciamo per parlare di eventi. L'estate è un gioco forza, il periodo dell'anno più indicato anche ad ospitare, a permettere di realizzare quei grandi eventi che possono accogliere tante persone anche appunto all'aperto. In questo senso, per esempio, avete visto tra i nostri spot il Perdono del Gargano, che avrà luogo appunto tra San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo dal 30 giugno al 1 luglio. Un altro grande evento si è svolto in questi giorni, dall'8 all'11 giugno, per cui si è appena concluso nella piccola frazione del comune di Arezzo, Rondine, dove appunto ha avuto luogo la 7ª edizione del Youth Topic Fest, il festival internazionale sul conflitto, meglio sulla gestione del conflitto. Noi abbiamo la fortuna stamattina di avere con noi il founder della Fondazione Rondine, Franco Vaccari, con il quale faremo una bella chiacchierata su questo evento bello e necessario. Dottor Vaccari, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi dell'ospitalità. Grazie a lei per la disponibilità a fare due chiacchiere con noi stamattina, anche perché il festival, la 7ª edizione del vostro festival, si è appena conclusa. Sono stati 4 giorni intensi, serrati, per cui ecco, non l'abbiamo lasciata riposare al 5º giorno. Ma sì, sono 4 giorni belli di festa grande che ora cercheremo di raccontare. E tengo a sottolineare che, sebbene si collochi come un evento, la parola giusta è un evento, però vorrei dire a chi ci ascolta, a chi ci guarda, che sono 4 giorni di festa di una storia che dura 365 giorni l'anno, perché nel piccolo borgo di Rondine avvengono quei programmi di formazione, a cominciare dalla World House, che ospita le coppie di nemici che vengono da luoghi di guerra e che ogni giorno si svegliano e ogni giorno vanno a dormire dopo questo impegno e questo coraggio di dire di no alla catena di violenza che ogni guerra genera nel mondo. Ecco, questo piccolo borgo che si chiama Rondine in 4 giorni decide di mettersi a festa e quindi di aprirsi, di invitare amici vecchi e nuovi e di dare con più forza il proprio messaggio. Ma non è, come dire, una festa dagli effetti speciali. È una festa dove l'umanità, con i suoi dolori e con le sue speranze, chiama a raccolta altre persone per dire: dai, forza, non ci facciamo sopraffare dal dolore. E io credo che questo sia scintillante, altro che, soprattutto in un'epoca come questa, dove tante brutture ci rattristano quotidianamente, la vostra città, che è Cittadella della Pace, con questa iniziativa getta un fascio di luce bello, importante, e che ci auguriamo tracci un percorso sul quale tutti quanti costantemente, ecco, come ci diceva appunto lei, siamo disposti a camminare. Tra l'altro, tra i tanti ospiti del festival c'è stato anche il Cardinal Matteo Zuppi, di ritorno dall'Ucraina, che sappiamo appunto ormai da più di un anno, da oltre un anno, il scenario di un conflitto che non lascia tregua, soprattutto ai tanti civili che fanno le spese di bombardamenti, le spese della guerra. L'evento nasce, come diceva lei stesso, dicevo anch'io in apertura, anche per ospitare ragazzi e ragazze che vengono dai luoghi di conflitto e sono, ecco, contrapposti appunto da quelle fazioni che sono in lotta a livello più alto. Sì, noi questo facciamo da più di 25 anni. Andiamo a selezionare nei luoghi di guerra quei giovani futuri leader, quindi giovani tra i 22 e i 28 anni, che scelgono di cambiare, di fare un passo in una direzione diversa di quella che alimenta le guerre o continua a alimentare l'odio dopo le guerre, perché sappiamo che ci sono conflitti armati, ma ci sono anche società, come si chiamano, post-conflittuali, perché sappiamo che la guerra genera talmente tanti veleni che occorrono anni e anni, a volte decenni,
per superare la devastazione che produce. Quindi questi giovani noi li scegliamo a coppie, sono coppie di nemici: l'israeliano e il palestinese, l'ucraino e il russo, il serbo e il bosniaco, il kosovaro e il serbo, l'azerbaigiano e l'armeno e così via. Li prendiamo dal Mali, dalla Nigeria, dalla Colombia. Situazione di guerra o tradizionale, oppure anche, come diceva lei, di fazioni in guerra, quindi di guerre civili, e li accogliamo, li ospitiamo per un percorso di formazione di 2 anni. Quindi è un impegno, è una scelta coraggiosa quella che fanno questi giovani leader. 2 anni della loro vita, quando sono ormai già, hanno avuto una prima laurea e sono alle soglie delle prime esperienze di lavoro. Quindi è un ripensare la loro vita, la loro vocazione, il loro orientamento, perché credo che ci capirete tutti, voi che ci state ascoltando, quando si cresce, si nasce in un luogo di guerra o post-guerra, si cresce e si prende con il latte l'idea del nemico. Quindi è come se la propria identità avesse incorporato questa maledizione del nemico, dell'essere nemico di qualcuno e di avere nemici che ti circondano dall'altra parte del muro. Questo influenza negativamente l'identità e allora ci vuole molto tempo per svelenire il cuore e la mente e restituire alle proprie comunità questi giovani leader con una mentalità completamente diversa, perché hanno scoperto che quello che pensavano il nemico in fondo non è che un uomo e una donna come loro. Ecco, lei ha sintetizzato, direi mirabilmente, quello che è lo spirito del festival e probabilmente quello che è successo anche ai tavoli di lavoro, anche in relazione a questi confronti. Quali altre istanze, aspettative sono venute fuori da questi 4 giorni dedicati alla gestione dei conflitti? Ma intanto la prima cosa è che abbiamo fatto una festa e ci tenevamo e ci teniamo tanto autentica. Cosa voglio dire? C'è una festa che non dimentica il dolore del mondo. Lo dico qui con voi con grande come dire, convinzione che i vostri telespettatori coglieranno al volo questo. Noi facciamo a volte delle feste perché facciamo finta o sospendiamo per un po' di ricordarci che nel mondo c'è un sacco di dolore. E invece lì la festa è perché accogliamo il dolore, accogliamo la fragilità, era il tema di quest'anno, la fragilità umana, e però non ci facciamo sopraffare. Perché? Perché ci sono dei giovani meravigliosi che non si fanno sopraffare da questo. E allora l'inizio è stato meraviglioso perché 3.500 giovani che da Arezzo per 10 km marciano verso la cittadella, è stato il primo segno che i giovani non sono indifferenti. Noi siamo molto amici di Liliana Segre, che è una nostra testimonial, e lei ci raccomanda sempre di non essere indifferenti. Quindi un altro grande tema che è venuto fuori è non essere indifferenti, non voltarsi dall'altra parte, ma guardare le cose come stanno, stare anche nel conflitto, perché solo stando nel conflitto si sta aderenti alla realtà. E allora quello che pensiamo, che facciamo, cambia la realtà, altrimenti diventa illusione. Poi un grande tema è stato quello del dialogo interreligioso, perché abbiamo chiesto al mondo musulmano, al mondo ebraico, al mondo cristiano, cattolico e ortodosso come possono contribuire le religioni alla costruzione della pace. E poi l'abbiamo chiesto all'arte, perché l'arte è un luogo del conflitto e noi vogliamo lavorare perché il conflitto non sia uguale a guerra. Guerra è una maledizione. Conflitto invece è la dimensione umana, anche l'artista ha un conflitto, anche un imprenditore ha un conflitto, anche un insegnante ha un conflitto, anzi vive di conflitti, dobbiamo imparare a non averne paura, questo è il metodo Rondine, e saperli trasformare in sviluppo. Ed è davvero veramente importante gestire queste dinamiche a partire dalla nostra quotidianità, perché ecco, se poi non siamo in grado di gestire piccoli conflitti, probabilmente sarà anche più difficile approcciarci a quelli più importanti. Lo dicevate soltanto qualche istante fa, quindi attraverso Utopic Fest si dà la giusta importanza anche alla fragilità e al dolore. Ahinoi, quale momento
peggiore della guerra è luogo di fragilità e di dolore, però anche attraverso queste iniziative devo dire che la vostra colpisce in maniera particolare l'attenzione e la sensibilità di chi si imbatte appunto in questo evento. Sì, vengono tracciati i possibili passi per un futuro diverso, per cui in quella che potrebbe essere la battuta conclusiva di questa chiacchierata, intanto da parte nostra il senso di gratitudine per aver avuto questa intuizione e per il lavoro che state facendo. E poi ecco la richiesta di continuare su questa strada per poterci accompagnare nei passi possibili sulla strada appunto della convivenza pacifica, della gestione intelligente dei conflitti. Grazie, grazie a voi, sì, la ringrazio, il passo possibile, ma sembra piccola questa cosa, ma in realtà è alla nostra portata e vediamo, l'abbiamo sentito in questi giorni, che tante persone in certi momenti della vita aver orientato il proprio passo già in una direzione anziché nell'altra è stata una posizione di rispetto della dignità delle persone, ha salvato addirittura vite umane e molto più quotidianamente, senza essere eroi, può costruire un po' di bene e allontanare un po' di male. Bene, io la ringrazio veramente di cuore per il tempo che ci ha dedicato stamattina, continueremo a seguire con interesse le vostre iniziative e, perché no, magari a partecipare anche ai prossimi eventi. Dottor Vaccari, grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie a voi, grazie a voi. E adesso ci fermiamo soltanto per qualche istante, poi ritorniamo con gli aggiornamenti a cura di Maria Pia Picciafuoco e poi, come preannunciato, l'intervista a Salvatore Cernuzio per andare ad approfondire quelle che sono le condizioni di salute del Papa.